Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Un saluto a tutti voi e anche a Alice e Marco che spesso mi sostituiscono. Iniziamo questa nuova stagione con un'intervista di eccezione. L'etologo Enrico Alleva, una persona davvero speciale con un curriculum invidiabile che sarebbe veramente troppo lungo da citare perché ha fatto delle cose veramente molto speciali. E ne parliamo in relazione al libro che ha presentato al Salone del Libro di Torino. Andiamo con l'intervista. Siamo in collegamento con Enrico Alleva, il professore Alleva, etologo, accademico dei Lincei, ha un lunghissimo curriculum che comprende anche la presenza nei consigli scientifici di Agenzia Spaziale e Treccani, è autore di pubblicazioni scientifiche, ha ricevuto molti premi. È difficile sintetizzare perché ho visto il suo curriculum, professore, ed è veramente impressionante. Grazie di essere con noi. È legato alla mia età anagrafica. Quando si ha una certa età si sono fatte tante cose. Io poi il mio primo, lo racconto, il mio primo, mia madre racconta che prima ancora di imparare a camminare e a parlare guardavo per ora le formiche, quindi ho una carriera lunga, 68 anni dalla nascita. Certo, ma questo è il bello della sua attività, perché lei è sempre stato attirato dagli animali evidentemente, anche da quelli minori, perché purtroppo ci sono tante categorie di animali, quelli che vivono con noi magari sono molto vezzeggiati, curati, poi ci sono quelli minori che vengono mangiati e vabbè, sappiamo com'è la storia. Veramente si mangiano anche i cani in altre questo zone è vero. Del pianeta. Questo verissimo, verissimo. I gatti. Ecco, io l'ho conosciuta parlando di cani alla catena e abbiamo fatto un webinar insieme e poi so che lei ha presentato il suo libro La mente animale al Salone del Libro di Torino. Quindi questo libro però aveva già avuto una prima edizione, no? È tornato con un'edizione ampliata e penso... Si torna con alcune cose, allora... Questo libro, che poi in realtà a sua volta è una scelta di Severino Cesari e una serie di Valentina Tricca che avevano rimestato nel mio studio dove c'era una quantità di piccoli brevi scritti che facevano parte delle mie insonnie da birdwatcher, li avevano scelti, io spesso scrivo delle versioni un po' più lunghe e poi o le scorcio o le faccio scorciare, quindi venivano dal manifesto, da Pace e Guerra, sì. Dai Squire, spesso con allievi di scrittura, sempre fatto un po' di scuola di divulgazione, oltre a aver inventato per la Rai Geo. E quindi questo libro è un libro che è uscito per il Stile Libero di Einaudi nel 2009, con un certo numero di articoli in più scritti a proposito, uno ha a che fare con le esercitazioni in natura, con tutta la loro imprevedibilità di un corso universitario dell'ultimo anno della triennale in scienze biologiche, in realtà poi anche scienze naturali e ambientali, una preparazione di Andrea Camilleri che mi aveva gentilmente preparato, me l'aveva presentato alla Facoltà di Ingegneria dell'Università Sapienza di Roma, e una lunga biografia, che io ho molto lunga, che ho scritto un po' per instradare i giovani verso il mestiere dell'etologo o comunque verso qualsiasi mestiere, perché sottolineo l'importanza di incontri fortuiti. Certo, ecco, nel libro io non ce l'ho ancora avuto in mano, ma me lo procurerò perché mi ha incuriosito molto, devo dire. Nelle presentazioni si parla, ad esempio, di una coppia di pinguini maschi che adotta un uovo. Questa è una novità, perché se ne è parlato moltissimo di questo problema dell'omosessualità degli animali, anche come paradigma di naturalità di alcuni comportamenti. Ora, a parte la canzone Come fanno i marinai e il fatto che poi nei college maschili e femminili, quando manca lo stimolo naturale, cosiddetto naturale, poi
l'uomo, secondo parecchi antropologi, ha una, l'uomo, gli ominidi hanno una loro bisessualità, la specie chiaro, umana, per carità, non bisogna dire l'uomo, eccetera. Quindi alcuni caratteri possono comunque. Quindi sui pinguini se n'è fatta una leggenda, pinguino maschio, coppia omosessuale, poi uno muore, soffre, adottano un uomo. In realtà la chiave è di lettura è sempre che i pinguini, soprattutto alcune specie, sono facilissime da allevare nei bioparchi, quindi ce ne sono tanti, sono meravigliosi per la pubblicità e questo li rende particolarmente appetibili, certo. E quindi a quel punto può succedere abbastanza spesso che... Però c'è stata una famosa mostra norvegese, mi pare, sull'omosessualità animale, che venne ospitata durante un festival della scienza a Genova un po' di anni fa, e quindi questo è un tema che viene toccato. Peraltro nel mio libro Primigenio del 90, che poi è stato ristampato, che si chiama Tacchino termostatico, c'è la storia di me, di un ragazzo, Enrico, che alleva colombi sulla terrazza del centro di Roma, in una zona centrale, a colombi viaggiatori, e un giorno gli capita una coppia di colombi che depongono 4 uova sterili, e allora si rende conto che questa colomba molto 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 attiva, anche molto capace di tenere l'ordine nella gabbia, che io chiamavo Luisella, in realtà era probabilmente giocava il ruolo del maschio. Ah, ma e leggendo sui manuali di colombi viaggiatori, colombi, scopro che in realtà questa capacità ogni tanto di formarsi di queste coppie, sempre in una situazione di gabbia, eccetera, no? Magari una gabbia con tanti soggetti di vari sessi, non è un esempio così rarissimo. Infatti. E quindi racconto la storia, in realtà il cruccio di un giovane colombofilo che è convinto di riconoscere il sesso dei colombi, e poi questa coppia fa 4 uova invece delle 2 canoniche. E quindi c'è un po' di smacco professionale. Esatto, ma del resto penso che gli animali non si facciano i problemi dell'omosessualità, cioè non hanno una cultura che demonizza oppure che esalta, perché poi ci sono anche le esaltazioni dell'omosessualità. Sì, però insomma le specie animali tendono a riprodursi, quello certo, è poco certo, ma sicuro. Certo, però giocano quindi, anche col sesso, no? Sì, ma poi devo dire che la generazione dei miei maestri e dei maestri e dei miei maestri hanno visto fino a che punto gli ormoni non sono così diversi, certo. È semplicemente un problema tipo quantitativo, qualitativo, e per esempio nei comuni topolini il fatto che un feto si trovi, dato che nella pancia la madre ce n'ha 5, 6, 8, se un feto si trova tra 2 maschi e tra 2 femmine ha una sua mascolinizzazione o femminilizzazione, quindi poi alla fine i sessi sono 6, chiaro. Un maschio tra 2 femmine, un maschio tra 2 maschi, un maschio tra un maschio e una femmina, o sta in fondo alla coroncina degli embrioni, lo stesso per l'altro sesso, e questa variabilità di quello che succede nella fase prenatale porta a dei cambiamenti sempre molto variabili, però l'aggressività eccetera nei confronti magari di altri. E questo crea una variabilità, ed è questa la chiave dell'adattamento. Esatto. Figli fra di loro non solo variabili geneticamente, ma anche variabili per quello che è stato l'ambiente precoce uterino. Ecco, ma quindi gli animali, diciamo che sono sempre, costituiscono sempre un grande insegnamento per l'uomo. Sì, però senza mai esagerare, perché sono per esempio i bestiari medievali, dal fisiologo fino a quello che io adoro, Mondadori l'aveva anche stampato, di Leonardo da Vinci ha scritto un bellissimo bestiario. Esatto. E beh, l'animale viene utilizzato per il vizio e la virtù, il leone, la volpe furba, il leone è il re della foresta, magari la iena è un animale sordido, sozzo. Il porco sappiamo come viene considerato. Il porco viene, viene visto male, però c'è una convincente teoria che tanta, anche per vari punti di vista, anche religiosi,
il maiale non sia mal visto perché porta particolare malattie o per altre ragioni, ma perché dato che mangia quello che mangia la specie umana, in realtà il ricco dà da mangiare al maiale quello che sottrae al povero. E questo sarebbe anche alla base di una più equa distribuzione di materie nutrienti nella società umana. Però è pericolosissimo perché non fanno altro che dire che le femmine devono stare a casa a nutrire i piccoli, non devono andare a lavorare, non devono fare certi mestieri, quindi questa storia di cercare i vizi e le virtù va sempre da professionista del comportamento di tutte le specie animali, specie umana inclusa. Devo dire che ogni specie fa storia a sé, ma soprattutto la specie umana è veramente qualitativamente e quantitativamente strutturalmente diversa, quindi tutte queste comparazioni ma anche perché deboli. Sappiamo benissimo che la nostra cultura in cui siamo nati e cresciuti risente di una mentalità antropocentrica, e quindi tutto viene sempre visto con una chiave tutto sommato umana, in cui gli animali sono un po' lo scenario intorno a noi, no? Sì, e purtroppo anche i cani e i gatti vengono umanizzati, e la loro igiene mentale ne risente. Certo, devo interromperla un attimo per la pubblicità, ma stia con noi. Radio Dreamland. Share the vision. Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Eccoci di nuovo a noi. Ecco, io volevo affrontare con lei anche, visto il titolo, La mente animale, l'intelligenza, secondo lei, è un fenomeno... Io ci credo che sia un fenomeno anche degli animali, ma non si sa mai. Lei come etologo come la vede? Allora, già l'intelligenza, oggi si sente tanto parlare di intelligenza emotiva, degli stadi cognitivi da Champ-Piaget in poi nella ontogenesi normale dei bambini, ma non solo, anche degli animali, delle scimmie, dei cani. C'è stato un grande studioso di Bente, animale del cane infantile, Scott, che non viene mai ricordato abbastanza, soprattutto per quello che riguarda il cane che poi magari viene separato dalla madre o da piccolo, eccetera. Beh, insomma, l'intelligenza non è una quantità che noi possiamo pesare. Certo. Ogni specie si è adattata a un ambiente. Le specie, per esempio, che non hanno una dieta stretta, le specie non stenografe, quindi che si devono inventare cosa mangiare, a noi sembrano molto intelligenti perché sono molto plastiche, quindi si adattano. Uccelli che invece hanno il becco come una pinza che serve solo per poter estrarre i pinoli del pino cembro, che si chiamano crocieri proprio perché hanno il becco a croce, quasi a forbice incrociata, ci sembrano stupidi perché non sanno come cavarsela. Invece tutta la famiglia dei corvidi, che si approfitta di qualsiasi contesto per poter mangiare, non a caso poi è quella che usa anche gli strumenti. Certo, detto questo, purtroppo l'antropomorfismo
percola dappertutto, quindi sì, gli animali che usano strumenti sono considerati e fabbricano strumenti sono a ragione o a torto considerati molto simili a noi. Poi ci sono anche dei cinguelli che riescono con una spina di cactus a tirare estrarre degli insetti, è vero. Adattamenti, diciamo la nostra ammirazione che li ammanta di un'intelligenza. L'intelligenza è la tipica reificazione di una competenza. Che poi si può parlare anche dell'intelligenza umana, è la stessa cosa, in fondo anche noi facciamo dei distinguo, no? tra un uomo in e l'altro. In realtà c'è sempre una sopravvivenza, è un benessere, perché poi questa visione così romantica, cattiva, al contrario. Cattiva della competizione, della sopravvivenza, del più adatto, poi porta a questi facili social darwinismi, dove addirittura uno studioso di formiche insigne come Edward Wilson scrive che c'è il gene dell'imprenditorialità umana, per cui chi è ricco lo è perché ha i geni tra virgolette giusti, arriva a qualcosa di molto complicato. Molto realtà, complicato e anche un po' ideologico, diciamo. Sì, il benessere psicofisico non viene semplicemente dal benessere economico, che comunque è molto importante. E lo stesso vale per come viene distribuita l'intelligenza nel regno animale. Comunque, chi è in grado di lasciare una prole feconda è simile a se stesso, in grado a sua volta di riprodursi con successo, è sufficientemente, tra virgolette, intelligente da poter continuare ad avere un posto su questo pianeta. Certo. Ecco, lei ha detto una frase che a me è piaciuta tantissimo. Gliel'hanno attribuita, quindi può smentirla se vuole. Oltre a produrre conoscenza sulla mente animale e umana, la migliore etologia del domani ha un obiettivo concreto: decifrare, caratterizzare, descrivere, promuovere e ristabilire il benessere mentale dei viventi tutti di questo nostro affollato pianeta. La riconosce? L'ho scritto. Diciamo che un concetto che sta veramente diffondendosi, purtroppo grazie alla pandemia, è il concetto cosiddetto della One Health, una sola salute per tutto il pianeta. Questo lo vediamo perché i virus saltano col fenomeno dello spillover da una specie all'altra, certo. Lo vediamo con continuamente il benessere che ci dà la sola vista di una copertura arborea, per non parlare dell'effetto delle essenze vegetali, e il benessere della mente umana viene fuori da una lunghissima storia di quello che la nostra mente si aspetta. Certo. E se noi glielo togliamo perché viviamo in una città rumorosa, affollata, con rumori che non fanno parte della nostra storia naturale acustica, noi alla fine abbiamo poco benessere. Esatto, ma perché ci è stato negato questo rapporto, questo legame con la natura? In tutto sommato la società industriale, la società maggioritaria ce lo ha tagliato via. Questo l'hanno scritto con grande chiarezza Conrad Lorenz, ma soprattutto Pierpaolo Pasolini. Sì, verissimo. Per questo paese il salto da un'Italia rurale, povera, ammalata, piena di carie, a un'Italia apparentemente affluente sicuramente, cioè ha tolto quel rapporto di armonia col territorio che altri paesi che hanno comunque migliorato le condizioni sanitarie, economiche, eccetera, non hanno, perché la qualità, per esempio, quanto conosce le specie animali, gli uccelli e gli insetti, un ragazzo austriaco, tedesco, svizzero, dei paesi scandinavi, rispetto a un italiano inurbato che il nonno non gliel'ha nemmeno raccontato, il bisnonno ormai, dimostra quanto poi alla fine le persone si rivolgono all'etologo dicendo: ho visto un uccello straordinario in vacanza, ed è una ballerina che saltella sui marciapiedi di Roma e va a cercare le briciole tra i piedi del romano o di tutta Italia distratto, perché la mattina gironzolano al bar cercando le briciole. Verissimo. Però non le vedono, le guardano ma non le vedono. Poi se vanno in vacanza si accorgono.
È vero, è verissimo. Ma ci sono altre culture che invece hanno mantenuto un rapporto con la natura. Mi riferisco ai popoli indigeni che non sono da vedersi come dei primitivi, perché tutto sommato hanno mantenuto le loro tradizioni e magari proprio adattandosi anche alla realtà. Tutto questo discorso è molto attraente e condivisibile, però se si muore a 35 anni di malattie curabili, questo è un problema serio. Lo so. Quindi anche nei ghetti neri degli Stati Uniti, e ricordo un convegno al mio istituto sulle sanità che si chiamava Salute Zingara, addirittura con questa parola volutamente denigratoria. Ma non denigratoria, al contrario, era proprio per cercare di sottolineare la stigma che veniva dato, e poi veniva fuori che però almeno tanti anni fa, soprattutto nei ghetti degli Stati Uniti, c'erano una storia delle malattie locali che sembrava l'Africa, si sovrapponeva quasi all'Africa, quindi questo noi non ci possiamo abituare, così bisogna fare un patchwork di quello che sono i benefici di una società avanzata dal punto di vista sociale e biomedico, le assicurazioni, lo statuto dei lavoratori, che adesso è un po' passato di moda da una parte, e dall'altra poi però un rapporto sano con la natura, perché la natura ha plasmato la nostra mente e la nostra mente ha la ricerca a quella che noi tecnicamente chiamiamo l'appetenza, che è un termine pavloviano per alcuni elementi naturali. Però ci sono altre culture, io le ho conosciute dal di dentro, e sono culture che hanno mantenuto un rapporto con la natura e non sono degli straccioni, non sono degli ubriaconi, anzi, tutt'altro proprio, e si sono adattati a quello che hanno trovato. Però all'ONU, ad esempio, con queste culture esistono, e come? Stanno crescendo. Sì, io mi sono battuto, mi continuo a battere per la sopravvivenza delle lingue, perché l'estinzione delle lingue è un fenomeno per me doloroso, forse un po' meno dell'estinzione delle specie animali e vegetali, se devo essere sincero fino in fondo, però è qualcosa a cui sono molto legato. Io vengo da un convegno all'Accademia dei Lincei, Lincei per la scuola, la fondazione, e proprio c'era il linguista Luca Seriani, e i linguisti per me sono stati, da Noam Chomsky in poi, Virginia Volterra, Tullio De Mauro, sono stati dei grandissimi e delle grandissime momenti di riflessione comune, perché l'estinzione è un'estinzione anche di tratti culturali. Certo. Nel suo libro, tornando a cose che possono in qualche modo incuriosire, si parla della genialità del polpo e della raffinatezza del cervello dei pipistrelli. È innegabile questo aspetto, no? Certamente, allora l'intelligenza sorprendente del polpo è diventata in questi ultimi 2-3 anni un'esplosione. È vero. Devo dire che ricordo sempre un grande scienziato, medico, Nino Gaetano, detto Nino Salvatore, che ha sponsorizzato con grande generosità, ora purtroppo non c'è più, è mancato anche abbastanza giovane, ha sponsorizzato questi studi di questo straordinario ente che ho avuto l'onore anche di presiedere, che si chiama Stazione Zoologica di Napoli, Anton Dorn, l'acquario della Villa Comunale, che da 1870, un po' dopo, 71-75, è la culla degli studi sugli organismi marini, è la culla degli studi sul sistema nervoso del polpo, chiamiamolo centrale o diffuso, ma anche delle performance comportamentali. Certo. Oggi dirigente di ricerca Graziano Fiorito è uno degli studiosi più acclamati al mondo, proprio perché è riuscito a dimostrare in acquario che questi animali hanno delle capacità cognitive straordinarie. Questo è importante, e va anche ricordato che da tanti anni il polpo, per questa visione che gli animali nella sperimentazione animale devono essere considerati con grande attenzione, il polpo è stato nel Regno Unito considerato alla stregua dei vertebrati, finché nel 2014 polpi, seppi e calamari sono stati anche loro considerati alla stregua dei vertebrati, e quindi è importante che questi animali siano considerati
mentali. Perché? Perché la storia della vita della Terra si è biforcata. Da una parte i vertebrati, una lunga storia, in qualche modo diciamo in cima, anche se la differenziazione non prevede necessariamente una gerarchia, ma per semplificare, i mammiferi, i primati e la specie umana. Dall'altra parte i molluschi cefalopodi, gli ammoniti e i polpi, seppi e calamari, e quindi si è biforcata da un punto di vista darwiniano la vita e dobbiamo riconoscere che noi siamo sul ramo, ma c'è un altro ramo che ha bisogno di rispetto anche. Assolutamente, però è sempre una visione un po' antropocentrica quella di studiare gli animali. Io spero che non arrivino mai degli alieni da un altro pianeta che ci studino, perché è la stessa cosa, sarebbe quello che facciamo noi con gli animali negli acquari, negli zoo. È proprio una mentalità, secondo me, deformata. Certamente questo è un punto di vista molto rispettabile. Io non sono così sicuro che gli alieni non ci siano, perché no, sono anch'io. Rimasto così prima di tutto impressionato dal film 2001 di Odissea nello spazio, perché a casa di Rita Levi-Montalcini ho conosciuto quello straordinario personaggio Alan Clark, che ha scritto il libro, che è una persona che mi ha impressionato per la sua vivacità, simpatia, brillantezza, mi ha veramente folgorato. E poi perché per il paradosso di Enrico Fermi, esatto, che come scienziato ha partorito una lunga linea che arriva fino al nostro premio Nobel di questi giorni, Giorgio Parisi, sì. Paradosso, Enrico Fermi diceva che non era possibile che non ci fosse un mondo molto simile al nostro. Non era possibile semplicemente perché secondo lui non c'era la possibilità di viaggiare sufficientemente veloci, ma magari ci sono altri modi di viaggiare. Il numero, io direi che c'è un po' di gente che pensa anche diciamo, scienziati, adesso sono tutti scienziati in televisione, diciamo ricercatori, perché esatto, gli scienziati in ogni generazione sono due, tre, non se ne possono mettere cinque in un talk show. E poi decadono, perché decadono come lo yogurt, scadono, no? Non lo so, questo siete voi giornalisti che decidete chi è autorevole. No, io non faccio parte del mainstream, quindi non sono autorizzata. Anch'io pensavo di non far parte del mainstream, poi mi sono accorto che invece l'hanno inserita. No, forse ci sono sempre stato, ecco, e non me ne ero mai accorto, perché da dentro è difficile. Comunque io credo che possiamo chiudere qua, abbiamo fatto una bella panoramica, se avrà voglia magari continuiamo la discussione molto in un altro momento. E ci tengo molto alla parte del libro che riguarda i miei incontri, perché quello che dico ai miei allievi da tanti anni è che la parola occasione etimologicamente porta dentro di sé l'occaso, il tramonto. Sì. Non bisogna istericamente aspettare la grande occasione, come non bisogna aspettare di innamorarsi del partner giusto, certo, perché giusto, un giorno dentro di noi. Però io cerco di dire che raccontare che in realtà gli incontri, i maestri o quello che può capitare sono fondamentali, e la mia biografia non è solo un testamento di una persona anziana, ma vorrebbe essere un paradigma a cui ispirarsi per poter impegnarsi in tutto, non semplicemente certo, in mestieri scientifici. Certo, e la leggerò molto molto volentieri allora, mi procurerò questo libro perché mi ha veramente incuriosito. La ringrazio. Benissimo. Grazie, grazie professore Alleva, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Interessante questa intervista con l'etologo Enrico Alleva, una persona veramente speciale. E chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato, vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima!